Buongiorno, abbiamo con noi il sindaco Galimberti, che ringraziamo, che ha dato la disponibilità per una breve intervista per il nostro sito. Ecco, io partirei da una prima domanda. Come è cambiata la sua vita da quando è diventato sindaco? Parlo della sua vita privata, familiare, eccetera. Certo, ma anche prima ero abituato a carichi di lavoro sicuramente intensi, e i carichi di lavoro rimangono intensissimi e in alcuni periodi molto prolungati e rimangono davvero particolarmente intensi. E mi porto dentro un carico di pensiero superiore a prima, perché ovviamente un po' il senso della responsabilità e del ruolo, insomma, ma però penso che la libertà con la quale ho sempre cercato di affrontare le cose ci sia ancora. La libertà anche dal sapere che bisogna mettere tutto se stessi, come abbiamo sempre detto, tutta la propria vita nelle cose che si fanno, ma anche con la consapevolezza dei propri limiti e che, come si dice, il mondo è già stato salvato, ecco. E è la capacità di dare il peso davvero grosso alle cose e contemporaneamente riuscire ad avere la capacità di relativizzare. E devo dire che in questo mi aiuta moltissimo il tornare a casa la sera e rincontrare evidentemente mia moglie e i miei figli. Devo dire che il rapporto in particolare con Chiara Maria per me è fondamentale e mi aiuta a ricostruire un po' il senso e il significato delle cose. È massimo impegno, davvero massimo impegno, come dico, forse un po' enfatico, dare la vita, sì, e contemporaneamente avere il senso del limite e relativizzare il tutto. Questo rende liberi. Bene, ecco, dopo 6 mesi dall'elezione, come valuta l'operato della sua giunta? Sì, gli aspetti positivi, certo, e negativi. Certo, guarda, io può sembrare magari un po' scontata questa risposta, ma io non, dico sempre davvero quello che penso con grande intensità. Sono assolutamente e totalmente orgoglioso di come stiamo lavorando e fiero di come stiamo affrontando tantissime questioni. In campagna elettorale abbiamo detto che il metodo di lavoro deve cambiare, stiamo implementando un metodo di lavoro che mi piace molto. In campagna elettorale abbiamo detto che dovevamo iniziare subito iniziando a programmare ed è quello che stiamo facendo, ma non entro nel dettaglio, nel merito di tante cose. Dico che sono davvero contentissimo ed orgoglioso di come stiamo affrontando, dello spirito di squadra che c'è, della volontà da parte di tutti gli assessori, quel dare la vita, insomma, di dare tutto se stessi con forza, con grande responsabilità. Allora, sicuramente errori io ne ho commessi, ma li ho già riconosciuti anche pubblicamente, perché mi è sempre sembrato corretto riconoscerli, a cui abbiamo cercato di porre rimedio. Cito sempre la famosa questione di quella comunicazione, quell'inizio sbagliato rispetto al 5% e la questione del 5% richiesto in particolare alle cooperative, ma sicuramente ne abbiamo commessi altri. Direi una difficoltà è questa, ma è fisiologica, è nelle cose. Il metodo di lavoro nuovo ovviamente va continuamente verificato, continuamente corretto e implementato, e quindi sicuramente dopo 4 mesi siamo nelle condizioni di apportare dei correttivi anche al metodo di lavoro che abbiamo scelto. Questo è una criticità che però sicuramente è una criticità fisiologica. Gli errori, come ho detto, ne ho citato uno, sono stati commessi, l'importante è riconoscerli e cercare di lavorare per migliorarli. Ma dentro un contesto che mi rende totalmente fiero e orgoglioso di quello che stiamo facendo e di come stiamo lavorando compattamente come giunta e anche direi come coalizione. Ecco, e i rapporti con il Consiglio Comunale come sono? Allora, sia con la maggioranza, certo, che con, certo, l'opposizione. Noi nel discorso di indirizzo iniziale io avevo detto che davvero il rapporto con il Consiglio Comunale era prioritario ed importante. Mi sembra che sia così. Ora entro, mi sembra, lo dico perché dal mio punto di vista, dal punto di vista della giunta e di molti dei consiglieri è così. Dopo ognuno evidentemente avrà anche percezioni che potranno essere anche diverse, rispettabili e legittime. Dal mio punto di vista c'è il massimo impegno, dal nostro punto di vista, a tenere i legami e i collegamenti e a valorizzare anche le interazioni, le emozioni, le risposte che possono
possono venire a sentire il Consiglio Comunale, che devono venire da parte nostra e sentire il Consiglio Comunale come stimolo, e lo è stato, e lo è sicuramente, ecco, dentro anche il gioco delle parti, no? Maggioranza e opposizione. Penso che anche in questo ambito i primi mesi ci permettano una verifica, e ovviamente ci sono anche delle cose, degli aspetti da migliorare. Ricordo però che c'è stata una tempistica molto, molto interessante, insomma, cioè le commissioni hanno iniziato a lavorare fin dagli inizi di settembre, e penso che per la fine dell'anno noi arriveremo ad avere davvero un bel numero di consigli comunali. Ci sono alcune cose anche nel rapporto con la maggioranza che vanno sicuramente migliorate in termini di ulteriore e maggiore condivisione e coesione ulteriore, ma se penso ad alcuni incontri anche fatti con consiglieri, incontri di maggioranza, mi sembra che sia sempre un taglio molto alto, nel senso molto concreto e molto alto come desiderio di approfondimento e di confronto, e questo mi dà grande soddisfazione, penso che sia importante per la città. Ecco, l'anno prossimo è l'anno dell'Expo, come intende giocare Cremona in questo anno? Certo, guarda, la cosa che sta avvenendo è una cosa molto importante e interessante, questa programmazione culturale che è partecipata, no? Sapete che abbiamo fatto questa proposta di programmazione culturale per il prossimo anno. Ora all'inizio di dicembre restituiremo un po' tutto il materiale che ci è arrivato, e davvero sono tantissime, decine e decine i progetti che ci sono arrivati e ci stanno arrivando ancora dalla cittadinanza. Questo è un buon segno, è il segno di una città viva, di una città che aveva bisogno anche, come dire, di un aumento di regia, insomma, rispetto a una programmazione condivisa. Fare programmazione è importantissimo, lo sperimentiamo per Expo, ma poi bisognerà farlo anche successivamente. Programmare, sapete che per il 2016 noi dovremo arrivare a maggio del 2015 ad avere una programmazione culturale condivisa. In particolare su Expo, dentro questa programmazione partecipata da parte di tutta la città, ci saranno alcuni eventi che stiamo cercando di far conoscere e sulle quali cerchiamo di avere anche delle sponsorizzazioni. Stiamo cercando di migliorare, anzi costruire un rapporto anche internazionale. Insomma, siamo andati a San Pietroburgo, siamo andati a Vienna, ma andremo anche in altre parti del mondo a presentare la città. Ma quello che è importante però non è solo questo, è poi mantenere il rapporto, mantenere i legami col console russo, con l'ambasciatore italiano a Vienna, con i tour operator che abbiamo incontrato, cioè iniziare a costruire dei canali di interazione stabili con operatori anche turistici internazionali, ed è quello che stiamo facendo ovviamente in vista di Expo in maniera particolare. È questo la programmazione partecipata, la costruzione di canali anche turistici che stiamo implementando, e la novità anche dei progetti. Sottolineo il fatto che l'interazione e la costruzione di proposte turistico-culturali che poi diventeranno dei pacchetti con Busseto, con Piacenza da una parte, Festival Monteverdiano, Mantova, Venezia, l'interazione con Brescia, l'interazione con il lago e con Salò in particolare, per costruire delle proposte turistico-culturali che poi diventino pacchetti turistici, è fondamentale, perché c'è un mercato del turismo che avrà sicuramente un grande interesse a intercettare delle proposte che sono sovraterritoriali. Infine ricordo il lavoro che stiamo facendo, importantissimo, sia sulle versante alta formazione e sicurezza alimentare, che è uno dei progetti chiave dell'Expo, ma anche per ampliare questa progettualità. L'anno prossimo il ragionamento sull'interazione maggiore tra imprese in ambito agricolo, agroalimentare, zootecnia, con l'università e con i laboratori di ricerca, sempre al traino della progettualità che vede dentro Expo il protagonismo del tema del nutrire il pianeta. Quindi è il grande impegno alla costruzione di progetti di incontro tra imprese, università e laboratori di ricerca in ambito agroalimentare e zootecnico, in particolare sicurezza alimentare, polo dolciario e tutto il lavoro che stiamo facendo con il laboratorio CRA, con i laboratori della Cattolica, anche insieme a Roma e al Ministero dell'Agricoltura. Ma la struttura commerciale risponderà a queste
sollecitazioni nuove? Allora, io sono convinto assolutamente di sì. Anche perché c'è un know-how interessante, ci sono delle esperienze che anche questi anni hanno raccontato, insomma. Certamente l'interazione con i commercianti, in particolare, è un'interazione che stiamo cercando, stiamo realizzando, e io penso nella maniera più aperta, più trasparente, più costruttiva possibile. Abbiamo tantissimo lavoro da fare. Quella programmazione culturale, il grande tema della rigenerazione urbana, cioè rigenerare le strade, ma rigenerare anche il commercio dentro le strade, questi temi vanno condivisi con loro. Lo stiamo facendo. Il DUC, il Distretto Urbano del Commercio, è il luogo per noi privilegiato, e c'è un rapporto, mi sembra, costante con loro. La cosa importante, sto pensando anche al prossimo periodo natalizio, è davvero immaginare una città che ha una sua capacità di animazione turistica e culturale forte, perché è questo, in accordo con i commercianti, perché è questo che poi, se programmato bene, rende anche da un punto di vista del commercio.